Bene, buonasera, benvenuti a tutti. Ma il primo benvenuto veramente devo darlo ai nostri tre ospiti, appena arrivati da Milano, dove sono partiti stamattina nella nebbia, no, ma è lo stesso, non c'è più, e dove ritorneranno stasera. Quindi un grazie di cuore per la loro disponibilità a venire qui tra noi. Un grazie anche al pubblico che va per vedo che ha sfidato le allerte gialle, che sono una minaccia terribile, e quindi grazie per essere qui con noi in questo che è il primo degli incontri della Dante Alighieri del periodo autunnale. Ne abbiamo il programma lì all'ingresso, quindi non sto a ripetervelo. Abbiamo un programma abbastanza vario, perché dopo l'incontro di oggi che è e sulla televisione, sullo spettacolo, e abbiamo il piacere di avere questi due grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Ci saranno poi altri incontri, uno sul Café Chantant, quindi siamo ancora in un clima abbastanza gioioso, e poi naturalmente ci sarà un argomento un po' più serio, il rapporto tra letteratura e giornalismo, e verrà a parlarne Paolo Di Stefano, che ha diretto per molti anni l'attività culturale, le pagine culturali del Corriere della Sera. E sul Café Chantant vengo anch'io. Sì, e beh, certo. E poi avremo anche, per chiudere, un incontro su Giovanni Pascoli. La giornata stamattina sembrava molto pascoliana, con la pioggia, l'autunno, eccetera, eccetera. E avremo un critico che ha scritto un libro su Pascoli e un regista che sta facendo un film su Pascoli. Quindi questo è il programma autunnale, e poi in gennaio abbiamo già altre cose avviate, e da febbraio fino a maggio seguiremo un ciclo di incontri su Genova nell'Ottocento da un punto di vista letterario. Parleremo di scrittori, parleremo di poeti, e di questa grande importanza che ha avuto Genova per la letteratura. Il primo incontro, così mi anticipo qualcosa, sarà dedicato a un allievo nel pensiero di Dante Alighieri, e questo allievo si chiamava Giuseppe Mazzini, quindi è qualcosa forse di non troppo saputo. Bene, naturalmente questo è l'inizio dell'attività della Dante, e noi speriamo che i nostri soci confermino la loro fiducia. La Dante è una società attiva a Genova dal 1898, quando venne fondata per aiutare gli emigranti, e insegnava, ovviamente la Dante ha l'obiettivo di difendere e diffondere la lingua e la cultura italiana. Quindi agli emigranti si insegnavano le parole per mandare poi una cartolina quando erano arrivati, e addirittura si era creata la figura del maestro viaggiante che li accompagnava dal porto di Genova fino al Mar della Plata, dove poi andavano in Argentina o in Uruguay. Bene, quindi questa è una società culturale che ha una caratteristica, cioè è libera. E questo spiega perché spesso di noi non parlano nei giornali, nelle televisioni. Oggi sul Secolo, che è il giornale maggiore di Genova, c'erano quattro righine in fondo che nessuno avrà visto, pochi proprio se cercavano di passare il tempo, ma io gli avevo mandato tre pagine di informazioni. Della televisione non parlo, anche perché non parla la televisione di noi regolarmente, quindi mi dispiace, ma nella vita della RAI la Dante Alighieri è esclusa. Va bene, ma noi andiamo avanti per la nostra strada grazie ai soci, perché noi ci basiamo proprio sulle quote dei soci, e per questo facciamo delle iniziative che vanno avanti con un certo successo e seguito. Bene, io adesso inizieremo con Vito Molinari, parleremo di un'altra intervista che gli avevo fatto molti anni fa, e vedrete che il cielo non era come oggi. Oggi è praticamente plumbeo, come si dice, era un bel cielo sereno, limpido, e l'ambiente era forse un po' migliore. Ma vorrei soprattutto dare il benvenuto ai nostri due attori che sono alla mia destra, e naturalmente invertendo completamente. No, non guardo. Siete alla mia destra. Io. Gli attori. Attori. Oh, complimenti. Ah, va bene, ce n'è un altro lì, forse non lo so. Va bene, e quindi comincerei ovviamente con salutare e dimostrare il nostro piacere di avere qui con noi Elisabetta Viviani. Buonasera.
E come le ho già detto, facendo con 2 giorni d'anticipo gli auguri per il suo compleanno. Venerdì. Ecco, e quindi ecco, la sua presenza in televisione, a teatro, al cinema, a Sanremo, è stata accompagnata da tanta simpatia. A me è molto piaciuta sempre la grazia e la vitalità dei suoi spettacoli, dei suoi programmi. E quindi, certo, naturalmente poi c'è anche questo legame sin dall'inizio, credo, con Vito Molinari, no? Questo suo programma che aveva fatto Nonno Nanette, che è stato appunto un punto di partenza. Quindi questi due milanesi, perché tali siete, qualche legame con la Liguria ce l'hanno, no? E quindi ecco che Vito Molinari ha avviato la carriera e poi tanti spettacoli che ha fatto ancora, e non mi sto a soffermare. E quindi è un piacere averla qui, così come è un piacere avere qui anche Enrico Beruschi, che abbiamo visto e gustato, perché credo che sia uno, ne parlavamo prima, dei barzellettieri più capaci di far ridere, perché poi non è che succeda sempre che il barzellettiere faccia ridere, dipende come si raccontano le cose, soprattutto più della sostanza. E quindi che abbiamo visto in tanti programmi, anche in programmi di grande successo, anche Striscia la Notizia, mi pare di averlo ricordato. E poi c'è, e lui era, poi me ne sono andato, mi sono un po' informato, cantava la canzone finale di un programma che si intitolava Tutto Compreso, e dove diceva: noi volevamo andare a Genova. E c'era questa canzone, volevamo andare a Genova, dove erano due fidanzati, diciamo così, che volevano andare a Genova, però cosa era successo? Si era alzato il vento, quindi era un po' la situazione di stamattina, direi. E poi, a un certo punto, in un altro verso, il mare ci ha respinto. Però invece di Genova potremmo andare a Sesto Levante, che è il paese dove è nato lui. Quindi abbiamo un po' di contatti. Va bene, io non mi dilungo. E direi che possiamo subito cominciare con Vito Molinari, che ringrazio per essere qui, non è la prima volta, però è sempre un ospite gradito che col suo giovanile entusiasmo coinvolge tutti. Grazie molte. Pronto? Grazie molte. Dunque, intanto devo io dei ringraziamenti alla Berio, che ci ospita, dei ringraziamenti anche a nome della Viviani e di Beruschi che mi hanno accompagnato, dei ringraziamenti soprattutto a voi che siete venuti così piuttosto numerosi, e a De Nicola. De Nicola nel 2022 mi ha fatto un'intervista di quasi un'ora ed è venuto nella mia casa al Tigullio Rock tra Chiavari e Zoagli, e al centro del Golfo del Tiguglio, un bel terrazzo, è venuto lì, mi ha fatto un'intervista di quasi un'ora, molto, molto bella. Vi faccio vedere solo un breve pezzo dell'inizio e della fine. Bene, siamo qui con Vito Molinari, che ha recentemente pubblicato questo corposo volume, La mia Rai, uscito per le edizioni di Gammarò, con la cura del compianto Vincenzo Gueglio e con una prefazione di Aldo Grasso, che definisce l'autore un padre fondatore della televisione italiana. Definizione che credo più esatta non potrebbe essere, perché Vito Molinari è stato il primo regista televisivo nel gennaio del 1954 e in Rai ha lavorato per mezzo secolo in pratica, e quindi ha seguito l'introduzione nella società italiana di questo oggetto
che ha cambiato la società italiana. E quindi il suo libro in realtà non è soltanto un libro di vicende personali, ma è un libro che rispecchia l'andamento della società, della cultura e della vita italiana. Quindi questo libro ci aiuta molto a capire cos'è stato il secondo Novecento in Italia. E io vorrei chiedergli intanto da che cosa è nata l'idea di scrivere questo libro. Beh, intanto è un libro che poteva anche intitolarsi La mia vita, perché c'è dentro tutto, da quando sono nato a Sesto Levante. Ci ho messo 92 anni e mezzo a viverlo, 3 anni e mezzo a scriverlo, ed è diviso praticamente per anni, in cui racconto anche che cosa è successo in quegli anni, perché secondo me è giusto contestualizzare il discorso, in modo tale che uno si rende conto del perché sono successe certe cose. Purtroppo non esiste la televisione, non c'è, insomma, la televisione. La vera televisione, per la verità, è l'evento, cioè è la prima della scala, certo, trasmessa in diretta. E a quel punto tu ti senti seduto in prima fila, certo, alla scala. Certo. Sì, era rappresentare dal vivo gli avvenimenti, il caso del Pozzo di Vermicino, no? Quello è stato esemplare, no? Esatto. Bene, Vito, credo che abbiamo parlato abbastanza del libro, ma non parliamone più, se no non lo legge nessuno. Basta. Speriamo che sia piaciuta la chiacchierata e che quindi lo comperatelo. Quindi grazie a Vito Molinari. No, grazie a voi. E a presto, arrivederci. Bene, io qualche giorno fa è uscito il mio ultimo libro, che è il 13°, altri 4 sono in via di uscita da 4 editori diversi. Questo è Musica alla ribalta ed è un saggio serio ma non serioso del teatro musicale, dall'opera, passando attraverso il musical, l'operetta, la commedia musicale, eccetera, fino agli ultimi musical di quest'anno. E cominciamo praticamente dalla fine. Il 6 novembre del 2023 io ho compiuto 94 anni e allora il 3 gennaio del 24 hanno praticamente inaugurato una targa davanti al palazzo di Corso Sempione della televisione, hanno inaugurato una targa per ricordare che il 3 gennaio del 1954, 70 anni fa, io ho diretto la trasmissione inaugurale della televisione. Avevo 23 anni. Io sono stato molto fortunato, perché vedete, nella vita bisogna essere bravi, bisogna dimostrare di saperci fare, però ci vuole anche, scusate il termine, un po' di culo. Insomma, se uno non ha un colpo di fortuna, è difficile riuscire. Io ce l'ho avuta quando a Genova ho fondato il CUT, Centro Universitario Teatrale, appena arrivato all'università, quindi parliamo del 48, 49, con Franco Della Corte. Era il Centro Universitario Teatrale, abbiamo fatto tanti spettacoli teatrali, e poi ci sia con grande successo e ci siamo poi inventati i processi celebri dell'antichità, cioè prendevamo i monologhi,
gli scritti di Cicerone, Lisi, Eratostene, e li traducevamo e li sceneggiavamo. Diventava un vero e proprio processo con i testimoni, l'avvocato difensore, l'avvocato accusatore. Ha avuto un successo strepitoso. Il direttore del Secolo di allora, Umberto Vittorio Cavassa, veniva e ci faceva la critica mettendola sulla prima pagina del Secolo. Quindi, così, ci hanno invitato a fare questi spettacoli anche nelle università dell'Italia del Nord. E è venuto Mario Attilio Levi, che era l'insegnante di Francesco della Corte, e venne a vedere le catilinarie che avevo scritto, che aveva ridotto, tradotto, ridotto, interpretavo, e che, di cui avevo fatto la regia. E si è portato dietro un amico. Il colpo di fortuna è stato quello. Questo amico era Sergio Pugliese, il quale era stato incaricato dalla RAI di fare la televisione in Italia. Lo spettacolo gli è piaciuto, mi ha detto, mi venga a trovare domani. Io sono andato, mi ha detto, le piacerebbe fare la televisione? Dico, guardi, non so cosa sia, so che è un apparecchietto, ci sono delle immagini in bianco e nero che ballo onzolano, non saprei. Dice, guardi, non sa niente nessuno, so solo io perché sono stato 3 mesi in America a cercare di documentarmi. Cosa le piacerebbe fare? Io, vagamente intuendo che farsi vedere davanti alle telecamere poteva essere importante, ho detto, mi piacerebbe fare presentatore di programmi televisivi. Ora, i programmi non c'erano, io volevo fare il presentatore. Pugliese era un omone, alto, alto, grande, grande, con un vocione. Mi ha detto, presentatore, Molinari, con quel naso. Ma i presentatori devono essere belli, biondi, con gli occhi azzurri. Ma lasci perdere, lei ha fatto una bella regia, farà il regista. Ed è cominciato tutto così. Veramente un colpo di fortuna. Da allora ho fatto tante altre trasmissioni, addirittura più di 2000 trasmissioni televisive, 500, ho diretto 500 caroselli, ho diretto 300 cinebox, ho diretto tante centinaia di spettacoli teatrali e praticamente è incominciata una carriera. Insieme a me, Pugliese aveva scelto un gruppetto di ragazzini. Il più giovane ero io, 23 anni, ma il più vecchio era Mario Landi, che aveva 30-35 anni, quindi tutti giovani. Perché? Perché lui ne veniva da Leier, era un ex gerarca fascista, ne veniva da Leier, quindi dalla RAI, poi è stato detta RAI dopo, e ha detto, io non voglio gente della radio, perché la radio è parola. La televisione è immagine, quindi voglio della gente che mi sappia fare le immagini. Immagini, film, si è rivolto ai cinematografari di Roma. Dunque si giravano allora 200 film all'anno, era appena scoppiato il Technicolor. I cinematografari gli hanno detto, ma guardi, cos'è quella roba lì? Una scatoletta con queste immagini in bianco e nero che vanno e vengono, ma guarda. 6 mesi, più di un anno non dura, quella roba lì, finì, ma per carità, ma non ci faccia ridere. Allora Pugliese ha detto, va bene, allora io cerco dei giovani, lui era anche uno, scriveva commedia, un commediografo, prendo dei giovani che abbiano fatto un po' di teatro e ha scelto noi. Ha scelto un gruppo, eravamo Enriquez, Mario Ferrero, Eros Macchi, Antonello Falqui, Gagliardelli, Romolo Siena, Daniele Danza, l'unica donna, Alda Grimaldi di Torino, Sandro Bolchi. E così abbiamo incominciato i programmi. Io sono molto curioso, quindi all'inizio ho cercato di fare di tutto per cercare di capire cosa si potesse fare con queste grosse telecamere, eccetera. Ho fatto addirittura la ripresa di 2 messe. Ho fatto la ripresa dei primi 2 festival di Sanremo, nel 55 e nel 56. Ho fatto la ripresa di una corsa di go-kart, per capirci. Ho fatto anche delle cose invece serie. C'era una trasmissione che si chiamava Rapsodia,
in cui ho fatto un concerto per violino solista e orchestra. Il violino solista era un bambino prodigio, Uto Ughi. E ho fatto in rapsodia un'opera, il Don Chisciotte dell'Abate Martini, quindi anche solo cose serie. Mi chiamavano il Jolly proprio perché cercavo di tutto. Devo dire che sono stato censurato subito. Cerco di dirlo rapidamente, ma la prima trasmissione che ho fatto in periodo sperimentale negli ultimi 4 mesi del 53, prima di iniziare i programmi, la primissima trasmissione si chiamava, riprendevo un gruppo musicale tedesco di 4 strumentisti che si chiamava Quanz Collegium. Suonavano musica del Settecento su strumenti d'epoca vestiti in abiti del Settecento. I pezzi venivano annunciati da Furia Colombo. Furia Colombo era in abiti moderni. E questo a me disturbava tremendamente, perché rompeva l'atmosfera che avevano creato loro con questa musica e con questi abiti. Allora l'ho presa, l'ho vestita da dammina del Settecento, le ho messo una parrucca bianca, le ho fatto fare un neo e l'ho fatta presentare così. E il tutto era più giusto, secondo me. E la mattina dopo, noi ogni mattina ci radunavamo nello studio di Pugliese e commentavamo i programmi che avevamo appena fatti la sera prima, per noi, perché non c'erano abbonamenti, quindi non si vedevano fuori, li discutevamo tra di noi. Sono stato aggredito da Pugliese, che mi ha detto: Molinari, ma non si permetta mai più di toccare l'annunciatrice. L'annunciatrice è sacra, l'annunciatrice è la RAI, guai a toccare l'annunciatrice. E lì ho capito che i rapporti con la direzione non sarebbero stati tutti molto, molto tranquilli. Infatti, quasi subito, uno dei primi programmi che ho fatto, filmato, tutto filmato in 16 mm, l'album personale di Elena Giusti. Ho ripreso un ballo di lei che ballava su un biliardo con a Raoul Ronny, un primo ballerino di colore, e prendeva delle posizioni con la stecca di biliardo. Mi hanno detto se ero matto, mi hanno detto è troppo sexy, lo hanno tagliato. Purtroppo era presente un fotografo quando facevamo le riprese, quindi hanno pubblicato le fotografie del ballo con un gran scritto censura e mi hanno accusato di aver passato le fotografie ai giornali, cosa che non era vero, però è stata anche quella una delle prime così. Diciamo che gli anni veramente belli della televisione sono stati gli anni 50 e 60. Poi dal 70 all'80 sono stati gli anni d'oro in cui è scoppiata, dall'80 è iniziato il declino. Quando è iniziata la televisione nel 54, un terzo della televisione italiana era analfabeta. 2/3 della televisione italiana parlava solo dialetto. Pensate cosa può essere stato l'arrivo di questo mobiletto in cui, in un paese dell'Abruzzo, dove non era mai uscito nessuno se non per andare esule in America o per fare il servizio militare, e improvvisamente gli vengono fatti vedere le immagini di New York e di Tokyo. Era sconvolgente, sconvolgente, veramente. L'Italia era una civiltà assolutamente contadina la trasformazione dell'Italia contadina in Italia industriale è stata opera della televisione, in particolare di una trasmissione, Carosello. Carosello è incominciato 2 anni dopo l'inizio della televisione, quindi nel 54, 55, 56, 56, ed è durato 20 anni, fino al 76.
ha trasformato completamente l'Italia. Praticamente la frase che tipica di Carosello era Carosello e poi tutti a nanna. Io ho scritto anche un libro, Carosello e poi tutti a nanna, perché era un accordo tacito con i ragazzi. Dopo il telegiornale vedi Carosello 10 minuti e poi a nanna, senza discussione. 10 minuti perché? Perché erano 4 scenette, poi sono diventate 5, poi sono tornate 4. Se le ha inventate Vittorio Craveto, che era un funzionario della RAI di Roma, della rivista, molto intelligente, spiritoso, si è inventato questa roba che erano delle scenette che duravano 1 minuto e 30, 1 minuto e 40 e più 30 secondi di codino veramente pubblicitario. La scenetta poteva essere una scenetta comica, una canzone, un discorso serio, un monologo, quello che si voleva. Ha avuto subito un successo strepitoso. Intanto, vendendo lo spazio pubblicitario, la RAI per il primo anno ha incassato più di 2 miliardi. L'ultimo, 1976, ha incassato 97 miliardi. Quindi pensate i soldi che sono circolati in questa trasmissione. Hanno guadagnato l'ira di Dio di soldi chi l'ha fatta, e l'hanno fatta tutti, tutti, ma persino Laurence Olivier, per capirci. Non l'hanno fatto due personaggi solamente, che hanno sempre rifiutato di fare qualunque pubblicità. Mastroianni e la Magnani. L'altri l'hanno fatta tutti. Io vi ho portato qualche carosello per ricordarveli. Il primo è un carosello che non avete sicuramente mai visto, non è mai andato in onda. Aspetti, non è mai andato in onda. Prima c'è la sigla, poi c'è un omaggio alla trasmissione, così a colori, anche se i caroselli sono sempre stati in bianco e nero, perché il colore è arrivato l'anno dopo che Carosello è finito. Il direttore della Cine Televisione, che era la più grande ditta di pubblicità di caroselli a Milano, Peserico, mi ha raccontato che si è messo in testa di far fare un carosello a Orson Welles, che era in Italia. È andato a trovarlo e l'ha trovato all'Aris Bar di Venezia. Ha avuto un incontro e mi ha detto, dopo 2 whisky che ho bevuto io e 12 whisky che si è bevuto lui mi ha detto, se mi date 1 milione contanti, faccio un numero 0. Lo scrivo, lo dirigo, lo interpreto, faccio tutto io. Gli hanno dato 1 milione contante e lui ha fatto il carosello. Carosello è lui che parla con una ragazza e dice come si può farla diventare una star. Tra l'altro la ragazza è una che poi ha fatto una serie di film sexy ambientati nella giungla. Ha avuto un incidente gravissimo, ha avuto 20 operazioni sul viso, era rimasta deturpata, quindi ha avuto una strana vita tragica. Comunque lui parla con questa ragazza, il carosello è orrendo, è noiosissimo. E infatti quando lo hanno fatto vedere alla Stock, la Stock ha detto non mi piace, non lo voglio. È rimasto fermo un anno, l'hanno fatto vedere a un'altra ditta, l'altra ditta ha detto è brutto, non lo voglio. Carosello non è mai andato in onda, però è un carosello fatto da Orson Welles. L'hanno interpretato tutti, dicevo, Carosello, hanno preso soldi dappertutto, tutti. Quando è morto, Godard ha detto è il prodotto migliore del cinema italiano. E il Tempo ha pubblicato Una lacrima sul video. Le Figaro ha scritto Carosello è il contributo più originale dato dall'Italia alla storia della televisione. Carosello hanno guadagnato cifre allucinanti tutti. Tino Scotti, quando è finito Carosello, Tino Scotti faceva Falqui, basta la parola, vi ricordate? Marcello Marchesi ha sceneggiato 4.000, ha scritto 4.000 sceneggiature di Caroselli.
io ne ho diretti 500, per scrivere il libro ne ho visionati 5.000, ma sono niente in confronto ai 35.000 che sono andati in onda in 20 anni. E Carosello, Scotti mi ha detto quando è finito, io devo ringraziare la Falqui perché mi ha fatto guadagnare talmente tanti soldi che mai li avrei guadagnati se avessi fatto l'attore. C'è stato solo un piccolo lato negativo. Io mi presentavo dicendo: buonasera, buongiorno, sono il cavaliere Tino Scotti. E la gente: ah, il cavaliere di merda. E dice: io purtroppo questa roba qui me la sono portata dietro tutta la vita, non c'è stato niente da fare. Quando Marchesi gli hanno detto di fare sto Carosello per la Falqui, e lui ha parlato con la RAI e gli hanno detto: però non deve dire a cosa serve, non deve dire le conseguenze, non deve dire cos'è. E lui ha detto: ma non posso dire cosa resta, resta solo la parola. Basta la parola. E gli era venuto fuori lo slogan: basta la parola. A questo punto direi che il Carosello, in due parole vi dico com'è morto. È morto ammazzato dai pubblicitari, perché sono sempre stati contrari, perché dicevano che era troppo lo spazio dato alla scenetta e pochissimo i 30 secondi del codino veramente pubblicitario. Si spendeva troppo per la scenetta, poco per il codino, e quindi l'hanno sempre avversato e alla fine hanno vinto. E anche la Chiesa è stata sempre contraria a Carosello, perché Carosello ha portato il boom economico, il consumismo. Consumismo è un concetto non cattolico, e quindi la Chiesa è sempre stata contraria. Quindi praticamente è stato un assassinio. Certo che quando hanno chiuso Carosello è finita un po' la nostra giovinezza. Io ho avuto delle censure, anche a Carosello. A Carosello, il primo Carosello che ho fatto è stato per le ceramiche Pozzi, Contino Carraro. Nel codino mi hanno fatto vedere, dice, si può vedere solo lavandini. Ma gabinetti e bidet, no, assolutamente no. Un'altra volta Ferruccio Amendola, faceva un prodotto che io ho girato ed era Fornet, era una cosa che serviva per pulire i forni. Allora, nel codino Fornet, il prodotto, era un cilindretto che in alto era leggermente arrotondato. Io lo riprendevo in primo piano, nel codino, entrava la mano di una donna che lo afferrava e lo portava via, fuori campo. Mi hanno detto se ero matto. L'ho dovuto rigirare. Ho chiamato un uomo. Sono entrati in campo due dita e delicatamente prendeva questo prodotto e lo portava via. Altrimenti non sarebbe andato in onda. Censura. L'amministratore delegato che è arrivato nel giugno del 54 era Filiberto Guala, mandato lì come il grande, era praticamente, rappresentava Fanfani, la Democrazia Cristiana. Come lui, la prima cosa che ha detto: io non mi interesso e non ho mai capito nulla, ma non ho mai visto uno spettacolo teatrale né di rivista né di prosa, non so niente, però sono praticamente un modesto crociato chiamato per cacciare dalla RAI pederasti e comunisti. Questa è la partenza. È durato fino al 56. Aveva contro i dirigenti della radio di via Arsenale, perché loro erano liberal-massoni, quindi ce l'avevano con la Democrazia Cristiana. Ha dovuto dare le dimissioni perché c'è stata l'hanno chiamata la congiura dei mutandoni. Cioè, un giorno
sono riusciti a convincere il Papa a vedere uno spettacolo televisivo, una rivista televisiva, e c'era un balletto. Contemporaneamente hanno detto segretamente alle ballerine quella sera lì: potete togliervi le calze nere pesanti, calze trasparenti, via, tirate giù il décolleté, fate vedere un po' di décolleté, no, togliete la spilla da balia che chiude il sottogonna in modo che alzando le gambe non si potessero intravedere le mutande. Insomma, il Papa si è indignato, è uscito un articolo dell'Osservatore Romano tremendo, e Guala ha dovuto dare le dimissioni. Guala, in modo molto giusto, si è fatto frate trappista nel convento delle Frattocchie vicino a Roma. Poco dopo è arrivato il grande inquisitore, Ettore Bernabei. Ettore Bernabei, ha detto delle cose allucinanti, ha detto: i telespettatori sono 20 milioni di coglioni. E adesso sono di più. La TV deve... E adesso sono di più. Sì, poi la TV deve istruire 20 milioni di teste di cazzo. E poi ha detto: non è vero, non ho detto così. Però quando è andato via ha detto: sì, ho fatto c'è la censura, l'ho fatta e lo rifarei, perché la ritengo giusta. Censura all'inizio era una censura cretina, balorda, cioè non si poteva dire la parola amante. A un certo punto il film L'amante del bandito gli hanno cambiato il titolo, è diventato La moglie del bandito. Noi facevamo uno sketch con Walter Chiari, in cui Walter aveva un figlio dall'amante, non si poteva dire amante. Allora noi abbiamo detto: cosa cavolo diciamo? Ma dite quello che volete, dite sorella. Noi abbiamo detto sorella e Walter ha fatto un incesto. Non si poteva dire la parola membro, ma neppure del Parlamento, per carità. Benfica, i nostri avversari, quelli con cui stiamo giocando, ma Benfica mai, ma offesa al pudore mai, indecenze, di tutto. Il primo bacio Albertazzi e la Toccafondi l'hanno fatto nel 56, tra l'altro erano fidanzati, è stato censurato perché era troppo realistico, assolutamente non la sigla Federazione Italiana Consorzi Agrari, FICA, no? Ho fatto primo programma Lui e Lei con Taranto, Lui e Lei, Taranto Delia Scala, poi Lui e Lei e Tina De Mola. Mentre facevo il programma mi hanno telefonato un dirigente che continuava a rompere le scatole perché dice che si vedeva il seno della De Mola. Alla quarta volta ho detto al direttore di studio: cerca per favore un fiore, magari anche di carta, finto, mettolo nella scollatura della De Mola, così quello non rompe più le balle. Questo era un Visentin, un veneto molto spiritoso. Ha trovato un girasole, una roba grande così, l'ha messa sul seno della De Mola, che è uscita così, ha fatto l'annuncio così. C'è stata una risata. L'indomani io sono andato dal dirigente, ha detto: visto che ieri sera abbiamo provveduto, se non mi sgancio mi ha tirato dietro un posacenere di marmo. Quando noi abbiamo fatto l'1-2-3 con Tognazzi e Vanello e Scarnici e Tarabusi, praticamente l'1-2-3 ha inventato la rivista televisiva con Steffen, Paul Steffen e la Ghisa Gert, coreografi, abbiamo inventato il balletto televisivo, che non si sviluppa come quello teatrale in orizzontale, ma in verticale verso la telecamera. Poi ho fatto tante altre cose. Nel 61 ho dato le dimissioni da fisso alla RAI, mi hanno detto se ero pazzo. Ero pazzo veramente, dare le dimissioni di un contratto a vita con la RAI,
perché non mi davano più i permessi per poter andare a fare anche a lavorare anche per altri. E allora ho dato le dimissioni nel 61, mi hanno detto non ti chiameremo più. Mi hanno richiamato subito e nel 62 ho fatto con Dario Fo Canzonissima. Canzonissima è stata fermata alla sesta puntata per uno sketch che volevamo fare sulle morti degli edili. Era un po' che ce la rimandavamo, nella settimana, quella settimana lì erano morti tre edili, noi abbiamo detto bisogna mandarli in onda, loro hanno detto no, ci siamo impuntati, niente, è successo che alla sera è andata in onda l'annunciatrice che ha detto questa sera Canzonissima va in onda con le sole canzoni. E da allora, dalla sesta alla dodicesima puntata, ho mandato in onda solo le canzoni, nessuno ha sostituito loro due. Fo e la Rame hanno avuto 12 processi, sono ritornati in Rai dopo 13 anni, hanno vinto tutti i processi, come è tornato la prima cosa che ha fatto Mistero Bufo, altra censura. Alla fine scoppiava il fungo della bomba atomica. Ora fermo, grazie. Sì. Ora era chiaro che una sigla così non poteva essere una trasmissione normale, tranquilla, insomma, ci sono state delle censure tremende, quasi subito, addirittura un democristiano cretino ha fatto un'interpellanza dicendo la signora Rame non può esagerare, quando canta non può far vedere tutte e due le gambe contemporaneamente, faccio vedere una gamba per Paul. Se vuol farle vedere tutte e due si metta le calze nere pesanti, altrimenti niente. Vabbè, ho fatto una trasmissione Musica alla ribalta e Aldo Grasso praticamente ha detto che c'erano dentro tutte le altre trasmissioni che sono venute dopo, tipo la Giardino d'inverno, Studio 1, Teatro 10, derivano tutti da lì. Mi sono inventato una specie di chroma key strano, un apparecchio per fare gli effetti speciali, e poi è venuto il chroma key vero, ma io ero in anticipo di almeno 15 anni, e poi ho fatto anche, mi sono inventato il go-kart, cioè praticamente ho messo una telecamera su un carrellino a livello palcoscenico, ed era molto gradite le riprese, perché riprese dal basso allungavo le gambe alle soubrette, quindi loro erano molto contenti. A proposito di soubrette, non è che mi sono dimenticato di loro due, è che nella mia storia loro arrivano a un certo momento, a un certo anno, ma ci stiamo avvicinando. Dunque, per censura, il Saltaleone, volevamo fare una l'amico del giaguaro, Bramieri, Piso del Frate e Corrado, l'abbiamo fatto per 6 anni. Dunque, 20 milioni di ascolto, 80% di gradimento, una cosa impossibile, incredibile praticamente. A proposito, sempre di censura, un passo indietro, 1, 2, 3, dopo il sesto anno è stato fermato perché abbiamo fatto la parodia della caduta di Gronchi alla Scala e quindi è stato bloccato. Dopo il settimo anno non ce l'hanno più fatta fare, cioè Gronchi era nel palco reale insieme a De Gaulle, e inni nazionali tutti in piedi, Merzagora, per far stare più comodo Gronchi, gli ha tirato indietro la sedia, finiti gli inni si sono seduti, Gronchi non ha trovato la sedia, è caduto, siccome era anche piccolo, è scomparso dietro la balaustra. Hanno ripreso l'orologio, gli stucchi, ormai era andata in onda. Allora, 2 giorni dopo andiamo in onda noi, senza dir nulla ai dirigenti televisivi, ci mettiamo d'accordo, Scarnici, Tarabusi, Tognazzi, Vianello e io, e facciamo questo. Loro facevano una rubrica in cui rispondevano alle lettere vere o false degli spettatori facendo delle scenette. E questa rubrica si chiamava l'Enciclopedia Due Cani.
E quella volta lì li abbiamo fatti trovare in piedi dietro al tavolo. Hanno salutato, poi hanno fatto per sedersi. Vianello ha tirato via la sedia a Tognazzi. Tognazzi è crollato ed è scomparso dietro il tavolo. Vianello dall'alto sembrava De Gaulle, gli ha detto: ma chi ti credi di essere? Quello, sì, sì. Tognazzi è venuto su, ha detto: tutti possono cadere. Allora, risata, applauso, noi credevamo fosse finito lì. 3 mesi, i giornali 3 mesi, interpellanze parlamentari, volevano cacciare tutto, volevano cacciare anche i dirigenti della RAI, che poverini, non ne sapevano nulla. Insomma, alla fine è intervenuto Gronchi, che ha detto: non voglio passare per uno che fa le censure, lasciato stare, eccetera, però al 7° anno non è andata in onda. Altro episodio di censura, il Saltaleone. Pisu Bramieri del Frate. Pisu un anno va a girare il film Italiani brava gente in Russia. Allora noi abbiamo detto: non si può fare, chiamare un altro al posto di Pisu, facciamo un'altra cosa. E con Paolo Ferrari e la del Frate abbiamo fatto questo cosa che si chiamava il Saltaleone. Saltaleone, sapete quelle scatole da cui viene fuori un pupazzo a molla che spaventa i bambini, eccetera? Quello si chiama Saltaleone. Siamo per andare in onda, salta il governo. Chiamano Leone a fare il governo. Allora ci hanno detto: non potete mandare in onda una cosa con scritto Saltaleone, sembra che glielo facciate apposta. Allora noi abbiamo dovuto cambiare titolo, è diventato il Naso Finto. Però io ho fatto rifare la sigla animata e le fattezze del Saltaleone, del pupazzo che venivano fuori, erano le fattezze di Fanfani, di Leone. Se Saltaleone. Va bene, tante altre cose, ma troppa roba. Arriviamo al 66. Al 66 io ho fatto una... l'apertura del secondo canale con un numero unico che si chiamava Una sera insieme con Caterina Valente. Caterina Valente è la più brava in assoluto cantante che io abbia conosciuto, ma non solo cantante, ma anche soubrette, ma anche comica, protagonista di film. A Las Vegas è stata per 4 anni, tutte le sere faceva il suo tour de chant, una cosa straordinaria. Unica ospite di quel numero unico era Mina, sua amica, la quale ha una vocalità pazzesca. Tutte e due avevano l'orecchio assoluto, cioè sentivano assolutamente la minima stonatura, oppure se gli chiedevi: mi dai un la, facevano la nota ed era un la perfetto, pulito, una cosa incredibile. Alla fine del numero unico fanno un duetto in cui duettano con i vari strumenti dell'orchestra che gli rispondono, e alla fine di tutto fanno un pezzettino jazz, uno sketch jazz, ma travolgente. Ho lavorato con Carla Fracci, Scarpette Rosa, Lo Schiaccianoci, La Strada. Ho fatto un numero unico, Sottolineo Ie, che ho scritto insieme a Terzoli, in cui ha debuttato Fatti Pravo e Dalla per la prima volta in televisione. Ho fatto una trasmissione che si chiamava Il Tappabuchi con Scannice Tarabusi, con Corrado e Vianello. Era una trasmissione molto moderna, molto strana, in cui si prendevano in giro loro due in modo molto, molto divertente. Mentre Vianello parlava, Corrado faceva dei movimenti come se dovesse fare un telegramma. Toccava questo tasto. Dopo un attimo entrava dietro di loro una nave enorme. E il comandante della nave, diceva: siete voi che avete fatto l'SS, l'SOS. Loro hanno detto: no, scusate, e se ne andavano. Erano cose così molto strane.
Corrado guardava Vianello, che mentre parlava Vianello lavorava, si divertiva a toccare una penna, e dice: ma cosa fai? Ma no, niente, sto facendo un missile. Come un missile? Sì, faceva così e la penna partiva come un missile, veramente, insomma. Era una trasmissione molto, molto curiosa, molto strana. E poi ho fatto una trasmissione di Salto Morale, ovvero La quadratura del sesso. Anticipa, era del 67 e anticipava praticamente il 68. Si svolgeva per la prima volta il primo spettacolo fatto in un circo, il Circo Medini, con protagonista Massimini. Ha avuto un grandissimo successo, lo abbiamo portato in tour in tutta Italia. Ho fatto Musicrama, una trasmissione con tutte le musiche da film, presentato dal Quartetto Cetra e da Alida Valli, un mito. Le ho fatto ricantare Ma l'amore no, ed è stato un momento veramente emozionante. Il Delia Scala Story, cioè praticamente la ripresa di tutta la carriera del Delia Scala. Nel 68, quelli della domenica, abbiamo lanciato Villaggio, abbiamo lanciato praticamente Villaggio, che faceva Kranz, faceva il professor Kranz, faceva Fracchia, faceva il professore, il presentatore maleducato. E poi abbiamo lanciato in quelle trasmissioni, in 2 anni e mezzo, 3 anni, Cocchi e Renato, Caruso, Funari, Oreste Lionello, Montesano, D'Angelo, Carmen Villani, Margaret Lee, Lara St. Paul, Ombretta Colli, insomma, un po' di gente. Ho fatto Bentornata Caterina, sempre con la Valente, 3 puntate a Roma, con ospiti Cervi, Gassman e Tati, Jacques Tati. Ho fatto nel 1970 Babau, 4 puntate scritte con Paolo Poli, registrate a Torino. Era assolutamente dirompente, era una trasmissione che era in avanti 15 anni, 20 anni sul varietà televisivo. L'hanno viste, hanno detto: queste 4 puntate sono bellissime, belle, belle, belle. L'hanno prese, l'hanno messe in un armadio e l'hanno tenute ferme per 6 anni. Nel 70 faccio una trasmissione. Faccio una trasmissione che si chiama Un trapezio per l'Isistrata. Mai di sabato, signore l'Isistrata, cioè una trasposizione di Garenia Giovannini di Un trapezio per l'Isistrata, con Milva e Bramieri. La vedono e dicono: ci sono 2 balli troppo sexy, bisogna tagliarli. Allora, i 2 balli sono: uno fatto da Bice Valori. Ora, di Bice Valori si può dire tutto, voglio dire, è bellina, è brava, bravissima, balla bene, sexy, mi sembra un po' eccessivo. L'altro era un finto strip, cioè le troiane, è già lì, troiane, ignoria verbis, insomma, non è che si può. Vabbè, le troiane, dalle mura di Troia si toglievano dei pezzi di corazza e le buttavano agli Achei, che erano di sotto, e rimanevano in tunichetta corta, ma era una cosa finta, era uno strip finto, solo che c'era la musica dello strip, insomma, l'hanno presa e l'hanno tagliata. Garenè Giovannini e io ci siamo impuntati, il dirigente ha fatto fare i tagli lo stesso. La trasmissione è andata in onda e ha fatto un successo strepitoso lo stesso. Però Garinè Giovannini e io siamo stati allontanati da Rai 1 per 5 anni. E per 5 anni io ho lavorato solo facendo qualche spettacolo con Rai 2. Alcuni spettacoli molto, secondo me, molto belli. Il viaggio di Astolfo, scritto da Bernardino Zapponi, lo sceneggiatore di Fellini, con Raschel e Proietti. Ho fatto
Le Bourgeois con Palmer e la Scarpitta e Cocchi e Renato e il debutto di Pippo Franco. Ho fatto non mi ricordo un altro ancora, però per 5 anni, ripeto, non ho più fatto nulla. Ah sì, bellissimo, I 7 peccati capitali dei piccoli borghesi, Milva, una Milva bellissima e bravissima. Anche lì me l'ha fatto fare un dirigente di Rai 2, no, di Rai 3, comunista. Quando l'ha vista la direzione, l'ha mandata in onda a mezzanotte. Non è mai più stato replicato. C'è una Milva bravissima, bellissima. Vabbè, insomma, arriviamo al, se Dio vuole, al saltando a Dio Tabarèn con Patruno e Svampa, le farse con Tecoppa e la cena della leva, la farsa genovese, vino, whisky e cevingon con Lea Massari e Ferrari, e mi chiama, lo stesso dirigente che mi aveva cacciato, mi chiama per nel 75, mi dice: cosa facciamo? Abbiamo 6 sabati sera da coprire. Gli ho detto: facciamo 3 operette, ogni operetta 2 puntate. Le operette le facciamo a colori, andranno in onda una prima volta in bianco e nero, la seconda volta a colori. Abbiamo fatto queste 3 operette con un cast enorme, meraviglioso. Tutte e 3 le operette c'era Gianrico Tedeschi, ma c'era Tony Renis e Angela Luce per il Cavallino Bianco, c'era Lave Ninchi, Daniela Goggi, Montagnani per Acqua Cheta di Petri, e la terza Nonno Nanette. Io volevo assolutamente lanciare un nuovo personaggio, una nuova ragazza. Ho fatto 100 provini e non sono riuscito a trovare quella giusta, perché una sapeva ballare ma non cantare, una sapeva cantare ma non ballare, una sapeva fare le 2 cose ma non recitare. Insomma, alla fine mi presentano quella lì. Quella lì se mi è consentito dirlo, è stato un amore a prima vista. Lei ha un sorriso che buca il video. Guardate che bucare il video è di pochissime persone. È difficile trovare chi buca il video. Cioè, te lo trovi praticamente seduto accanto sul divano di casa, uno che buca il video. E lei aveva questo sorriso travolgente, aveva fatto solo una piccola parte in una commedia di Pier Benedetto Bertoli, era appena uscita dalla scuola del piccolo teatro, avevi 17 anni? Sì. 17 anni, non del piccolo teatro, la scuola dei filodrammatici, e le faccio fare Nonno Nanette. Hanno scritto: è nata una stella. E a questo punto vediamo, dopo le ho fatto interpretare Valentina, una commedia musicale, le ho fatto interpretare Nitouche, Santarellina, un'altra operetta, le ho fatto interpretare K2, una trasmissione su Kramer con le canzoni, le ho fatto interpretare dei pezzi di commedie con Macario, tanta roba. Non so se avete visto questo sorriso meraviglioso. E la cosa sconvolgente è che sono passati un po' di anni, ma lei è rimasto uguale, identico, perfetto. Eccola lì come. Ti ringrazio. Sì, Nanette le ha veramente cambiato la vita, sbaglio? Mi ha cambiato totalmente la vita. Cioè? Cioè, praticamente dall'oggi... Guarda, parlo al micro. Sì. Dall'oggi al domani sono andata a dormire che ero Elisabetta Viviani, una
attrice che era uscita dall'Accademia, aveva fatto qualcosa. La mattina dopo, domenica, non è successo niente. Il lunedì si è scatenato l'inferno. Mi hanno chiamato tutte le testate giornalistiche, tutti i giornali, la RAI poi mi ha chiamato di nuovo e continuavano a farmi contratti, cioè praticamente il famoso colpo di sedere è stato Vito Molinari per me. Veramente, lo ringrazio, non finirò mai di ringraziarlo, veramente, per tutta la vita. Ah, ti ricordo che quando abbiamo fatto quella scena in motocicletta, che mi facevi andare a 200 all'ora in motocicletta, io ero incinta di 3 mesi. Veramente. Allora, io ho sempre curato molto le sigle, cioè le sigle delle trasmissioni, secondo me è il biglietto da visita della trasmissione. Se la sigla è bella e funziona, il 50% del successo della trasmissione è fatto. Ho sempre cercato quindi di fare delle sigle strane, curiose, la trottola e altre. A un certo punto ho fatto una trasmissione, una specie di musical comedy, strana anche questa, dal primo momento che t'ho visto, di Castellano e Pipolo, con Loretta Goggi e Ranieri, e Daniele Formica, la Zoppelli e Scaccia. Ha avuto molto, molto successo, questo dal primo momento che t'ho visto, ed è il primo, forse unico, esempio appunto di sceneggiato musicale che è stato fatto. Ho fatto Bella Domenica di Settembre con a Gavirago all'Ambro con Svampa e Patruno, che facevano anche marito e moglie invertiti tra di loro. Abbiamo avuto 21 milioni di spettatori, una cosa incredibile. E a un certo punto arriviamo al 79. Il 79 vengono fuori i contenitori di Baudo, cioè praticamente quelle trasmissioni di 4 ore in cui c'è dentro di tutto e di più. Però non ci sono più gli sketch, non servono più gli autori a scrivere, non servono più gli attori a recitare, non servono più i registi. L'unica regia da fare è quella dei balletti. E infatti diventano registi i coreografi, che diventano poi anche amici delle soubrette. Vedi Carrà, vedi Goggi. 79, e finalmente ci siamo. E allora? Venga, venga, dottore, venga. E allora, 79. Beruschi nel 79 faceva questi monologhi molto divertenti, con grandissimo successo. Ma era nato quel, allora così, è un modo di dire. Cioè? Però a Non Stop eravamo tutti nuovi, la Rai mi aveva provato 3 copioni su 6 puntate. Quindi Enzo Trapani, in castigo anche lui, come tutti noi giovani considerati dei nessuno, a Torino, si inventava, non riusciva a registrare, veniva da me e fa: dai Enrico, racconta quelle robe delle donne. E io dico: dammi 10 minuti che dovevo tagliare delle cose. E il mio allora mi serviva per attaccare un discorso, intanto pensavo... Ma com'era? Allora... Ed ebbe un grandissimo successo. Allora, in quell'anno, 79, io gli ho proposto una cosa strana. Lui non aveva mai fatto teatro. Mai. E gli ho proposto di fare L'Angelo Azzurro con Minni Minoprio, scritto da Amendola e Corbucci. E abbiamo fatto in teatro questo Angelo Azzurro, che ha avuto molto, ma molto successo, con una... Minni Minoprio molto, molto bella e molto brava, ballava molto, molto bene, cantava molto bene, e lui che faceva il professore Inzelman, il professore
quello che fa, chicchirichì. Quello che perde. Cioè. Ma è stato bello perché durante le prove io non capivo cosa che stavamo facendo. Però a un certo momento ho fatto mente locale. Se il regista, quindi importante, è poco più alto di me, bello neanche tanto, anch'io non è che sono... Cioè, la mia mamma ha pianto per anni, ma vabbè, l'aveva fatto in buona fede, ma riusciva a trasformarsi in me, in Minoprio, nella Margherita. A proposito, saluti dalla Margherita, la Margherita che ha detto salutami tutti. E allora ho detto, seguo, ma probabilmente io seguivo pensando... Mi portavo ancora la mentalità del ragioniere, che il capo ufficio mi diceva una cosa, dovevo capire come funzionasse. E ti ricordi, l'anteprima l'abbiamo fatta a Brescia e finalmente c'era il pubblico. E io sono cambiato, perché col pubblico sono cambiato. Io mi ricordo no, perché non era abituato a imparare a memoria la parte. No. Lui improvvisava. Ma è la stessa cosa che è successa con Ranieri nell'altro spettacolo dal primo momento. Ranieri cantava, non sapeva recitare, non capiva che bisognava incominciare. Con lui è successo questo. Abbiamo fatto le prove a tavolino... E alla fine, dopo non so, 20 giorni di prova, gli ho detto, bravo, bene, finalmente ci siamo. Oh, dice, oh, meno male, abbiamo finito. No, abbiamo finito. Ora incominciamo a interpretare. Ed è rimasto sbalordito, perché era un fatto completamente nuovo per lui. Ha portato, beato lui, perché a me non è rimasto nulla, qualche ricordo di questo angelo azzurro. Qui c'è il... Non ve lo possiamo proiettare, purtroppo. Ma ci sono dei fogli. Mia moglie, eravamo sposati da poco, sapete le mogli, no? Appena sposate si comportano ancora umanamente, ecco. Questo lo dico a ragione di Lodio, perché ho appena fatto 50 anni di matrimonio, un eroe della Resistenza. Veramente, stamattina presa da un raptus, ma cos'è, applaudite i 50 anni. Sono una vittima, non è che posso... Ma ha detto, ma perché vedere, non porti? Fai guarda vedere, qui, il cabaret del... Fai la vedere Mini, il programma, la Mini, quello sotto, questo il programma, che ha due o tre fotografie molto belle. È il programma, ma c'è la, guarda che bella questa foto. Se volete, senza microfono. Io ho questi microfoni, ho un po' paura, perché una volta ne ho mandato giù uno. E mandarlo giù è niente. E gli è andato giù una volta. Vabbè, ti ringrazio. Allora, con Beruschi ci ritroviamo ancora dopo, ci ritroviamo ancora dopo, io vado leggermente avanti perché stiamo andando verso la fine. Allora, sì. Allora nel 79 faccio una commedia musicale, Irma Ladus, la volevo far fare a lei, la chiamo, ma la sua casa discografica non le dà il permesso, perché Irma Ladus è una prostituta. No. E la sua casa discografica cosa ha detto? Allora, la mia casa discografica era la RCA e mi disse no, Heidi non può interpretare una prostituta. Io ho detto, ma io sono un'attrice, non sono Heidi. E così ho dovuto dire con grande, grande dispiacere, perché mi è rimasto... Allora, e io ho fatto debuttare un'altra bravissima, Maddalena Crippa. Ha fatto Irma Ladus, che è una commedia musicale di una francese, la Monod, che è quella che ha scritto l'inno all'amore della Piaf. E poi ho fatto
i bar di Genova, i bar di notte e i bar di giorno. È una trasmissione strana con Umberto Simonetta, che aveva scritto un libro sul vivere di notte, e ho fatto delle interviste a drogati, a bari, ho fatto l'intervista a un baro che mi ha spiegato che faceva il baro di professione. Una strana, bella trasmissione, ma soprattutto nell'80 ho fatto il Tutto Govi, una trasmissione dedicata a Govi. Io nel 47 ero stato interpellato da Govi, avevo 17 anni, per fare l'attore giovane nella sua compagnia, e i miei genitori, io ero minorenne, si diventava maggiorenne a 21 anni, non mi hanno dato il permesso. Allora mi sentivo in dovere di dovergli qualche cosa, e così anni dopo ho trovato per caso quattro commedie che non erano state mandate al macero, e poi altre tre salvate da un funzionario del servizio cinematografico di Milano. Con queste sette commedie abbiamo fatto Tutto Govi, che è andato avanti per 3-4 anni, è stato il più grande successo della terza rete, ha inaugurato quasi la terza rete, durava ogni trasmissione 2 ore e un quarto, un successo strepitoso. È stata richiesta anche da Tele Monte Carlo. E torniamo per un attimo a Elisabetta. Elisabetta oggi va in giro, fa serate, canta, stasera ci ha portato la sua ultima canzone. Una delle ultime. Cos'è? Heidi, il tuo nome. È nuova. È sui monti. Aspetta un attimo. No, si intitola Le canzoni di una volta. Vabbè. E parla di... Adesso c'è il video, io canterò sopra il video, chiaramente. Bene, mandiamo, vai. No, parla delle canzoni che una volta ci facevano sognare, ci facevano fare tanti sogni con la monetina nel jukebox. Possiamo partire? Eccetera. Sì. Vai. Le canzoni di una volta sono chiuse in uno scrigno dentro al cuore come fossero gioielli. Sono romanzi della mia generazione, fin dal tempo delle mele, degli amori un po' ribelli. E c'era sempre un jukebox in ogni bar, bastava una monetina per darci tanta felicità e cantare. Tienimi stretta e balliamo, stringimi forte e sogniamo. Scrivi il mio nome sul muro e non dimenticarti che ti amo. Tienimi stretta per sempre, sai che non chiedo più niente. Giurami da questo istante in poi che non ci lasceremo mai. Le canzoni di una volta erano semplici e sincere, ancora oggi non riesci per scordarle. E ti capita sovente di sentirle un po' dovunque con un grande desiderio di cantarle. E tornano quei ricordi senza età, quando bastava un gettone per chiamarti e sussurrarti nell'orecchio. Tienimi stretta e balliamo, stringimi forte e sogniamo. Scrivi il mio nome sul muro e non dimenticarti che ti amo. Tienimi stretta per sempre, sai che non chiedo più niente. Giurami da questo istante in poi che non ci lasceremo. Ero giovane. Tienimi stretta e balliamo, stringimi forte
sogniamo. Scrivi il mio nome sul muro e non dimenticarti che ti amo. Chiedimi stretta per sempre, sai che non chiedo più niente. Giurami da questo istante in poi che non ci lasceremo mai. Che non ci lasceremo mai. Che non ci lasceremo. Che questo non sempre, sai che non chiedo più niente. Giurami da questo istante in poi che non ci lasceremo mai. Grazie. La canzone è stata scritta dal mio produttore Claudio Damiani e fa parte del mio ultimo CD. Grazie. Brava. Vito. Allora, Heidi. Nell'81 ho fatto una trasmissione Mezzo secolo di felicità, ovvero 50 anni d'amore, dagli atti unici di Feidò, con che ho scritto insieme a Pier Benedetto Bertoli, con Christian De Sica e Ombretta Colli, bravissimi, devo dire eccezionali. E poi ho fatto, ho avuto un incontro con Berlusconi che mi ha fatto un'offerta milionaria e purtroppo non sono riuscito a... Io pensavo che non avessero i mezzi come quelli della RAI, invece i mezzi li avevano e non erano a posto i funzionari. I funzionari non se litigavano tra di loro, poi era l'anno in cui lui è sceso in politica e quindi ha dimenticato un po' la televisione. Non appena lui è andato via, quelli si sono messi a litigare, non riuscivo a metterli insieme, ho rinunciato all'ira di Dio di soldi. Per fortuna avevo fatto mettere nel contratto una clausola per cui non ho dovuto pagare penale. Tra l'altro ho rifiutato anche un contratto milionario di 6 film con Dino De Laurentiis perché ho trovato che era un padre padrone, andava nella sala di montaggio e tagliava e rimontava il film come voleva lui, senza dir nulla al regista. Io ho detto, con uno così non posso. Quindi anche lì ho rifiutato molti soldi. Ho fatto La pulce nell'orecchio, Macario, storia di un comico, addirittura 14 puntate, Shaker, Atelier, con Elsa Martinelli, Paola Pitagora, Mara Veniera, addirittura Caterina Boratto. Parlando della Martinelli, devo dire che con due sole persone, donne, io ho litigato, Elsa Martinelli e Laura Betti. Tutte e due si davano l'idea di grandi sub-star. Con la Betti, anni dopo, Paolo Poli mi ha fatto fare pace, ci siamo spiegati. Con la Martinelli l'ho proprio cacciata via, perché a un certo punto veniva che non sapeva la parte, una cosa grave. E a un certo punto sono passati degli anni, me la sono trovata al festival, alla mostra di Venezia, magra sempre, elegantissima, scicchissima, rompicoglioni, tremenda, che mi è venuto incontro, Vito, abbracciandomi come se non fosse passato tanto tempo e come se fossimo rimasti amicissimi. Mi hanno detto, tu cosa hai fatto? E dico, io l'ho abbracciata, cosa devo fare? Tanto gli attori lo fanno sempre. E ho litigato con una sola persona, un solo uomo, Rachel. Rachel, bravissimo a ballare, a cantare, a recitare. Aveva un carattere di merda, carattere tremendo. Ho litigato perché lui è maligno, ha sbagliato lui alle prove, se l'è presa con un povero macchinista dando la colpa a lui, allora proprio l'ho cacciato via. Paola Borboni, una famosa caratterista, io l'ho conosciuta che era molto anziana, mi ha raccontato che ha fatto una litigata tremenda con Rachel. Al massimo della lite, Rachel le ha detto, lei è solo una attrice vecchia e brutta. E lei gli ha detto, sì, ma io sono stato giovane e bella, lei alto mai.
Ho fatto tante operette, tante, televisione 40, ne ho fatte almeno 60, se non di più, in teatro, a Trieste, a Palermo, a Napoli. E soprattutto il Pipistrello, c'è una critica che dice il titolo era Sarebbe piaciuto a Strauss, oppure la Vedova Allegra. Ho lavorato con delle persone incredibili, se ci penso, se le riguardo nelle fotografie non ci credo, voglio dire Marlene Dietrich, Josephine Becker, Ima Sumac, la Greco, Gloria Paul, la Rodriguez, Michel Morgan, Amrussani, dei personaggi mitici, insomma. E a un certo punto mi sono dovuto fermare dall'87 al 94 perché è stata male mia moglie e allora sono venuto a vivere nella casa qui al Tiguglio perché lei si curava al centro di Genova. E quindi quando ho finito quando ho tentato di rientrare, la televisione era totalmente cambiata, non ho più avuto sintonia e allora sono tornato a fare teatro. Ho fatto tanto teatro, ho fatto I Love You, intanto il primo musical fatto in Italia, Blood Brothers con Fiordaliso, che ha avuto un discreto successo, l'abbiamo fatto 2 anni, però quando uno dice musical si aspetta paillette, si aspetta balletto. Dunque si svolgeva tra i minatori inglesi durante gli scioperi. Il protagonista, i due ragazzi che finivano uccisi dalla polizia a pistolettate. Fiordaliso non aveva mai recitato, è stata bravissima, devo dire. E ho fatto un altro musical, ho lavorato molto con la Radio Svizzera, e poi col trio Zanzibar ho fatto I Love You, che è un musical da camera, cioè un musical senza balletto, con solo 4 personaggi. E poi lo spettacolo più enorme, più grande che ho fatto, Orfeo all'Inferno. Orfeo all'Inferno l'ho fatto al Teatro di Palermo, per l'ente lirico di Palermo, al Teatro del Duca di Verdura, ho fatto al Teatro Olmetto di Milano il Tartufo di Molière, ho fatto tutto il teatro di Dario Fo, compreso il Mistero Buffo, ho fatto due trasmissioni radiofoniche, una Quanta bella la vecchiezza con Paolo Poli, 16 puntate, 13 puntate con Caterina Valente, la grande Caterina. E poi ho scritto un testo, La vita è una barzelletta, che è un saggio sulle barzellette, sul come si raccontano, sul come non si devono raccontare, sul come si sbagliano le barzellette di Pierino, le barzellette dei Matti e così via. È un saggio serio, importante. E lui l'ha messo in scena. I comici nella vita reale sono tristi. Normalmente non sono allegri. Io ho conosciuto solo 2 che nella vita reale erano allegri ed erano D'Apporto e Bramieri. E guarda caso, erano gli unici 2 che raccontavano bene le barzellette. Gli altri erano molto seri e tristi nella vita reale. Mi racconti due barzellette rapide? Una al volo. Una veloce, 2 veloci. Ma senza microfono. Senza microfono. Dove vai? No, perché devo farla in piedi per raccontare. Ma non sai parlare se non in piedi? Nel microfono. Nel microfono. Senza microfono. Ma non ti sentono. Mi sentite? Alto voce. Perché faccio come quei giovani attori. Dico, se non mi sentono, adesso sono tutti abituati con i microfoni nascosti. Mi sente quanti che ti hanno quel microfono lì sull'orecchio che fa uno schifo, che la donna
io non ho mai voluto mettere, perché come si fa a parlare con uno a ore mio con un microfono che ti parla? Non si può. E il consiglio per gli attori, se conoscete dei giovani attori, per alzare la voce è prendere un piccolo, un peperoncino grande così, tenere quei 5 centimetri e infilare. La voce viene fuori proprio fortissimo. No, ma una barzelletta di lui, una puntata in scena al derby, la prima sera che va a Bagno, questo qui me l'ha ricordato. Allora si parlava di quando c'era il contrabbando dalle parti di Como, Como, lei ha studiato, lei bionda, di Como, Svizzera, all'idea di dove sono. Ma sì, qua anche lei è nata con me, no? Beh, allora c'era Giovanni e Pietro, Giovanni e Pietro, che loro facevano contrabbando. Poi sono arrivati quelli lì con le fiamme e le chiavi, hanno detto basta, contrabbando non se ne fa più, noi non vogliamo più, e questi qui sapeva più come portare a casa i soldi. Come facciamo, come facciamo? E se ci vestissimo da mucca, come da? E da là. Vabbè, comprano una bella pelle di mucca e Giovanni davanti e Pedro dietro, di dietro, si allenano un po', riescono così, vanno nella maglia di confine, sconfinano, prendono la bricolla di sigaretta, la mettono nella loro bella pelle e ritornano dai confini in Italia, scaricano e il commercio andava abbastanza bene. Un giorno come un altro sono lì che stanno uscendo dalla madre in Svizzera, Giovanni che davanti guarda fuori dal muso e fa tutto bene, andiamo. E Pedro dietro, era di dietro, e cioè Giovanni guardava fuori dal muso, no? E dietro di, aveva un buco anche lui. Mi pare che un toro ci stia guardando. In effetti, il giovane torello, dall'aria vispa e spalazzina, vede questa mucca che va via un po' sculettando, che sia una vacca, e comincia a seguirla. Giovanni aumenta la statura perché gli pare che quel toro ci stia seguendo. Ma mi sono vecchio, sarei anche vecchio, ma aumenta la statura. Giovanni aumenta, quello lì si avvicina. Giovanni corre, che quello lì si mi prende, mi fa. Giovanni, non fu più una faccia, faccio più un po', crolla e piega. Arriva il toro. Contrabbando anche voi. Una io rapidissima, è di D'Apporto, è di D'Apporto rapidissima. Un marito rientra a casa il 31 dicembre al pomeriggio, prima del solito, trova la moglie a letto con uno, fa: oh, questo chi è? La moglie: è l'ultimo dell'anno. Se vogliamo chiudere con due risatine, mi concedete ancora 5 minuti? Ecco, se vogliamo chiudere con due risatine, facciamo un po' di cose. Allora, ogni tanto mi dicono: ma non hai qualche raccontino, qualche cosa un po' piccante?
Dunque io ricordo Paolo Carlini. Paolo Carlini è stato uno dei primitivi della televisione, bellissimo, ragazzo meraviglioso, bellissimo, gay, perso, bello, e il quale era molto amicone, mani sulle spalle. Un giorno stava provando il Cyrano di Bergerac di Cervi, di Rostand naturalmente, nella compagnia dei Cervi. Lui faceva Cristiano, arriva alle prove, si mette in un angolo zitto, saluta, fa, ciao, ma cosa sta male? Ma qualcosa? È Paolo? Sì. Cos'hai? No, niente. Paolo, ma stai male, possiamo far guai? Ma no. Oh, sono stato a confessarmi e c'è stato un attimo di gelo. Paolo fa, tranquilli, non ho fatto nomi. L'altro è Tonino Pierfederici. La Torieri si è messa in testa di fare la signora delle camelie. Allora dice, ci vuole Armando, a chi lo chiediamo? Dice, proviamo a chiederlo a Tonino Pierfederici. Anche lui gay perso. Gli telefonano, gli dicono, Tonino, vorremmo fare la signora delle camelie. Tu cosa ne dici? Per me va benissimo. E Armando chi lo fa? Il terzo è rapidissimo. È Paolo Poli, il quale riceve un mazzo di fiori meraviglioso e dice, sempre fiori, mai un fioraio. Va bene, ho avuto la cittadinanza onoraria di Sestri Levante, l'associazione Oleudo di Sestri Levante, tra l'altro saluto Canale, il presidente onorario de Oleudo, mi ha fatto nonno dell'anno, davanti alla casa dove sono nato hanno messo una targa, secondo me, io continuo a dire che si sono portati avanti, e sono stato fatto commendatore dell'ordine al merito della Repubblica dal presidente Mattarella per lo spettacolo. Nel 21 ho avuto uno scippo, un'aggressione, mi sono rotto, non rendendomi conto che avevo già 91 anni, mi sono rivoltato, ho bloccato uno dei due che erano in macchina, mi hanno trascinato fuggendo, mi sono rotto l'anca, la spalla sinistra, ho fatto un mese di clinica, ho fatto operazione e poi 10 mesi di fisioterapia e sono andato a farle nella mia casa di Sestri Levante. La mia terza vita, dopo la televisione e il teatro, è stata quella dei libri. Continuo a scrivere perché mi diverte e ne ho scritti moltissimi. Ripeto, l'ultimo musicale a ribalta. I prossimi 4 sono uno sui misteri, di cui De Nicola mi ha scritto la presentazione, sono i grandi misteri dell'umanità e i piccoli misteri dei borghi italiani. L'altro è il terzo libro delle inchieste del commissario Guido. Uno è molto bello, è La crociata degli innocenti, un fatto realmente avvenuto nel 1212, e l'ultimo è Il soldato, è un grido contro la guerra, di cui mi ha fatto la presentazione Anto Canale. E usciranno prossimamente. Gli spettacoli teatrali degli umoristi li facevo chiudere sempre con una tragedia in 2 battute di Achille Campanile. È questa, la tragedia si svolge davanti a un negozio in cui si vendono farina, cereali, riso, farine varie, mais e così via. I personaggi sono il venditore e l'umorista. Il venditore e l'umorista si rivolge al venditore e gli dice: avete riso? Il venditore: sì. L'umorista: allora, lo scopo è raggiunto. Sipario. Grazie. Bene, grazie
naturalmente a Vito Molinari che, raccontandoci la sua attività, ci ha fatto ripercorrere decenni della nostra storia. Grazie a Elisabetta Viviani che non è solo Heidi, ma come ha detto giustamente Vito, ha la capacità di bucare il teleschermo, di attirarsi l'attenzione con la sua grazia, che però è anche molta attività. E infine grazie a Enrico Beruschi che, anche senza microfono, ha fatto capire come si deve tenere il palcoscenico, e questo non è un dettaglio. Non avevo peperoncini di riserva. Ma quelli magari un domani. Bene, io do appuntamento a voi tra 2 settimane, quando avremo un incontro di un altro genere, ma non meno importante, rapporto tra il giornalismo e la letteratura. E questo è un argomento che è abbastanza delicato oggi, soprattutto, come vi ho detto, non è che il Giornale di Genova abbia dato molto risalto a questa cosa, ma essendo la nostra Dante Alighieri una società libera, non dobbiamo aspettarci favori.